Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di un luogo davvero suggestivo e particolare che avevo visitato qualche anno fa. Mi riferisco al Sacro Bosco di Bomarzo, in provincia di Viterbo. Vi lascio giù in info box tutte le indicazioni per poter raggiungere questo luogo. Mi aveva colpito tantissimo perché all'interno di questo parco ci sono delle sculture di pietra che rappresentano personaggi mitologici, divinità, rappresentano mostri e quindi è davvero una cosa diversa dal solito, una cosa che comunque io non avevo mai visto. Mi ha incuriosito molto e quindi poi sono andata a studiarmi un pochino qual era la storia di questo parco e qual era l'origine. A questo parco è stato dato il nome di Bosco Sacro, però qualcuno lo chiama Parco dei Mostri oppure Villa delle Meraviglie, che era in realtà il nome originale. La visita al parco segue un particolare percorso che è da considerarsi a livello simbolico come un percorso iniziatico, un cammino simbolico alla scoperta del proprio essere. Può davvero diventare una cosa suggestiva e affascinante se ci si riesce ad immergere completamente nei significati simbolici che ci troveremo davanti ogni volta che osserveremo una scultura presente all'interno di questo parco. Le sculture rappresentano, come vi dicevo all'inizio del video, dei personaggi della tradizione e dei miti e sono da considerarsi come delle prove simboliche che l'individuo deve affrontare. Rappresentano allegoricamente le paure più profonde e le proiezioni dell'essere umano. Questo cammino iniziatico che si fa all'interno del parco prevede che ogni figura sia una prova da affrontare. Una volta superata questa prova si potrà ottenere una virtù, una chiave per migliorare se stessi, per comprendersi meglio e per utilizzare le proprie risorse durante il proprio cammino. E questo ovviamente permetterà anche di ritrovare delle parti di sé. Lo scopo di questo parco è stimolare le persone a guardare le cose da prospettive diverse, a guardare oltre le apparenze per potersi migliorare e per poter scoprire delle parti di se stessi che magari erano rimaste nascoste e che non si conoscevano, quindi sicuramente ha uno scopo molto simbolico, molto introspettivo e secondo me proprio per questo molto affascinante. Però adesso immergiamoci insieme all'interno di questo parco e vediamo qual è la sua storia. Questo parco fu ideato da un architetto di Napoli, Pirro Ligorio, e costruito dal principe Pier Francesco Orsini, chiamato anche Vicino Orsini, che era signore di Bomarzo dal 1542 al 1585. Aveva sposato Giulia Farnese e negli anni 50 si era ritirato a Bomarzo perché stanco della vita militare e politica. Lì si dedicò alle discipline alchemiche ed esoteriche. E proprio in quel momento gli venne l'idea di un parco che potesse rappresentare una dimora filosofale per trasmettere la visione della vita e le conoscenze esoteriche attraverso un messaggio simbolico e un percorso iniziatico. All'interno del parco vi è un tempietto che fu dedicato alla moglie Giulia Farnese, deceduta prima della fine dei lavori. Ma essendo nel pieno della Controriforma, ossia la reazione dei cattolici alla Riforma protestante, si preferì coprire la reale natura di questo bosco per non destare sospetti, inizialmente fu chiamata Villa delle Meraviglie. Fu scelto un bosco perché rappresenta dal punto di vista simbolico un luogo di raccoglimento e di incontro con potenze sovrannaturali e con la natura. Dopo la morte degli eredi dei costruttori del parco, questo luogo fu dimenticato per circa 400 anni. Poi, nel secondo dopoguerra, il luogo fu scoperto dalla famiglia Bettini, rilevato e completamente restaurato. Il percorso iniziatico non è lo stesso del percorso turistico, segue specifiche tappe e la cosa più importante da tenere a mente è che si deve provare a fondere la logica con l'immaginazione. Lungo il percorso si incontreranno diverse sculture, tutte con un significato simbolico ben preciso. Incontreremo tutti i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco. Molte avranno a che fare con emozioni, saggezza, forza, conoscenza, oscurità. Tutte hanno lo scopo di farci osservare meglio il nostro essere, smuovendo anche l'inconscio e portando alla luce le risorse che abbiamo dentro di noi per migliorare. È un percorso circolare,
che parte con la prima tappa che è il tempio, al cui interno erano presenti i segni dello zodiaco secondo il sistema solare, che è diverso dall'ordine in cui lo conosciamo. Da qui inizia il percorso. Bisogna abbandonare i preconcetti, affrontare il cammino alla scoperta di sé, allo scopo di conoscersi meglio e migliorare se stessi. L'ultima tappa è la panca etrusca, sulla quale sedersi e riflettere sul percorso appena fatto, prima di ritornare al tempio, dove tutto ha avuto origine. Alla fine, ciò che dovremo aver imparato è avere sempre diversi punti di vista sul mondo che ci circonda e su noi stessi, per comprendere meglio e fare poi le nostre scelte. All'interno del parco, a livello simbolico, domina il numero 8, perché ci sono molte forme ottagonali. L'otto simboleggia la rinascita, la resurrezione. La forma richiama un ciclo continuo. Il simbolo dell'infinito è un otto in orizzontale. Nulla può finire, ma è un ciclo. Ricomincia e lo fa come essere nuovo. Questa è la storia del parco, le sue origini e qual è il significato simbolico. Io volevo farvi vedere alcune sculture particolari e parlarvene un pochino più nel dettaglio. Purtroppo non posso farvele vedere tutte una per una perché verrebbe un video veramente lunghissimo, però ho scelto quelle che a mio avviso sono più rappresentative. Iniziamo subito con la prima figura che è Cerbero. Il Cerbero è noto come il cane a tre teste, è una figura mitologica, viene considerato il guardiano del regno dei morti, il suo compito è proibire l'ingresso ai vivi e impedire ai morti di uscire. È il mostro ermetico per eccellenza e rappresenta simbolicamente il morso della fatica. Ha tre facce con espressioni diverse per richiamare gli elementi della via secca della grande opera alchemica, il mercurio, che è la materia prima grezza, lo zolfo, che è il cavaliere armato, e il sale, che è il mediatore. Cerbero, con i suoi tre volti, rappresenta anche la triade del tempo che governa l'uomo, il passato, il presente e il futuro, dove Giove inizia, Nettuno svolge e Plutone chiude. Non vuole intimorire, non vuole fare del male, lo si incontra lungo il cammino perché serve a ricordare che nel percorso iniziatico non possiamo pensare di governare il tempo, i luoghi e gli esseri che compaiono lungo la strada. Siamo soli, dobbiamo affidarci solo al nostro coraggio e alla voglia di proseguire il cammino. Proteo, oracolo marino, figlio di Poseidone, dio del mare, ha il potere della profezia e può tramutarsi in qualsiasi cosa per sottrarsi a chi lo interroga. L'arcata inferiore della sua bocca non ha denti ed è come un invito ad entrare. Il messaggio che vuole darci è che per proseguire il viaggio si deve completare la conoscenza di se stessi. È circondato da ali di farfalla che rappresentano la sua rinascita. La tartaruga è la forza nascosta dentro ognuno di noi ed è in grado di proteggersi da ogni attacco grazie alla sua corazza. In alchimia è la madre dell'opera. I disegni sul carapace sono molto interessanti. Le 13 forme più grandi sono le 13 lune dell'anno. È una creatura antica, è il legame tra terra e acqua per la vita che svolge. Non a caso depone le sue uova in sincronia con la luna e le maree. È silenzio, lentezza, previdenza e longevità. Ha il potere di isolarsi se l'ambiente che la ospita le risulta ostile. Porta con sé il motto festina lente, ovvero affrettati con lentezza, che si interpretava nel Rinascimento ermetico come medita a lungo e agisci senza riflessione. La tartaruga rappresenta l'iniziato attaccato dal cetaceo sottostante, che affiora dalle acque, e a bocca aperta pronto ad aggredirlo e a farlo suo. Per comprendere la figura del cetaceo abbiamo pensato ad immaginare il regno in cui vive, acque buie e profonde, dove al suo interno si trovano le paure più intime. Sono le emozioni e la parte profonda di ognuno di noi a uscire fuori nella potenza assoluta ma senza controllo. La bestia dell'oceano primordiale è il nostro guardiano della soglia. È necessario non farsi prendere dalle forti emozioni, dall'agire, ma mantenere una propria centralità, o nel caso in cui siamo vittima del cetaceo, morire per rinascere. Qui la figura presente sulla tartaruga ci avvisa della vittoria sul cetaceo. Il saper fare della testuggine ha avuto la meglio.
La casa. Qui l'energia cambia perché avviene un passaggio dall'elemento acqua all'elemento terra, dove non c'è riposo nemmeno per i nostri sensi. La pendenza della casa può dare fastidio e malessere. Camminando e osservando le mura del primo piano troviamo due targhe, una che decreta animus quiescendo fit prudentior ergo, darsi riequie affinché l'animo cresca in prudenza, e l'altra targa dedica l'edificio al cardinale Mandruzio. Dinanzi a noi ci troviamo quindi alla prova che dovremo affrontare, entrare nella casa e allenare il nostro animo a mantenere la calma nonostante l'inquietudine che potremo provare. La materia alchemica, il composto a cui facevamo riferimento prima, ha necessità di quiete e calma per divenire perfetta. La casa è il centro vitale dell'uomo, ma in questa, in particolare, non bisogna cercare rifugio o quiete. La nostra casa deve essere ovunque, in qualunque luogo del mondo, abituandoci a essere nomadi nel mondo. Entrando nelle due stanze del primo piano, ai più deboli potrebbe girare la testa. Però è necessario vincere la vertigine della logica per passare oltre e raggiungere la fine del nostro percorso. Questa costruzione spinge a tenere la testa alta, guardare il cielo, poiché è l'unico modo per non affogare e farsi ingannare dalla nostra logica. Ci vuole prudenza. È necessario che le persone si concentrino, respirino lentamente, ascoltino le loro sensazioni, che ovviamente saranno diverse da persona a persona. Ovviamente, quando sentirete di aver terminato, potrete lentamente uscire dalla casa. L'orco. Questa è sicuramente l'opera più famosa e più sacra del bosco. Ci appare una bocca mostruosa, sul cui labbro superiore è scolpita la frase «Ogni pensiero vola». Non sono presenti denti nell'arcata inferiore della sua bocca, per cui ci invita ad entrare. Addentriamoci lentamente, salendo ogni scalino senza fretta, percependo cosa cambia man mano che ci introduciamo al suo interno. Scopriamo una stanza nella roccia al cui interno entra luce dall'alto dei due occhi. Ci offre la possibilità di accomodarci sulla lunga panca che corre intorno al muro. Il tavolo è disposto in maniera che tutti gli iniziati possano condividere questo momento sacro. Qui non è possibile pensare. La vera serenità, infatti, è al di là del pensabile, oltre la nostra logica. Come avete potuto sicuramente constatare, questo è un luogo molto particolare, molto originale, molto suggestivo. Io spero di avervi un pochino incuriosito, perché è, secondo me, una meta turistica e simbolica che merita veramente. Fatemi sapere nei commenti se lo conoscevate, se ci siete stati. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.